questo numero, al via campagna SOI, apri gli occhi contro il coronavirus. SARS-CoV-2 attacca i centri nervosi che controllano il respiro, studio dell'Università degli Studi di Milano. Asportato maxinodulo al fegato con robot, primo intervento nel Lazio. E ancora, Gismondo dell'ospedale Sacco, bene l'ottimismo di Speranza, ne abbiamo bisogno, più cauto Galli. Giornata dell'endometriosi, dai ginecologi una webmail dedicata alle donne. Studio Bambino Gesù, ecco come i bambini neutralizzano il coronavirus. A seguire le news scelte per voi dalla redazione. Informare, sensibilizzare, ma soprattutto invitare a farsi visitare gli occhi in sicurezza e senza falsi timori suscitati dalla pandemia, per salvaguardare il bene prezioso della vista. Questi gli obiettivi della prima giornata nazionale dell'oftalmologia italiana, che si celebra il 26 marzo. Con l'occasione la Società Oftalmologica Italiana, SOI, lancia la campagna Apri gli occhi contro il coronavirus. Questo per accendere i riflettori sull'importanza della vista, perché è solo recandosi dal medico oculista specialista che è possibile diagnosticare la presenza di patologie invalidanti quali la maculopatia, la cataratta, il glaucoma, le malattie ereditarie e molto altro ancora, ma anche intervenire sugli occhi dei bambini, prescrivendo ad esempio la correzione dei difetti visivi e la gestione e cura dell'occhio pigro, sottolineano dalla SOI. I tanti medici oculisti daranno gratuitamente tutte le informazioni corrette sul Covid e le cure patologiche che causano la perdita della vista. La pandemia ha bloccato gli ospedali e la paura del contagio ha cancellato le visite e gli interventi chirurgici salvavista. E troppi devono abituarsi a vivere nel buio. È necessario effettuare la visita medico-oculistica una volta all'anno, in sicurezza negli studi medici e nei centri chirurgici oculistici. Invito tutti a chiamare l'800-588-653. Garantisce SOI da 150 anni a salvaguardia della vista. Un caro saluto da Orietta Berti. Il coronavirus SARS-CoV-2 toglie fiato non solo per l'infezione che provoca nei polmoni, ma anche attaccando direttamente i centri nervosi che controllano il respiro. Lo dimostra uno studio del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università Statale di Milano, polo dell'Ospedale San Paolo, pubblicato sul Journal of Neurology di marzo 2021. La ricerca dimostra che nei pazienti Covid-19 gravi, ricoverati in rianimazione e sottoposti a ventilazione meccanica, sono alterati i circuiti nervosi proprio nel tronco cerebrale, dove si trovano anche i centri di controllo della respirazione. L'osservazione con metodiche neurofisiologiche documenta e conferma infatti l'ipotesi che l'alterazione respiratoria, pur essendo in gran parte determinata dalla polmonite, è amplificata da effetti della malattia sul tronco encefalico, spiegano gli autori dello studio, che sottolineano come questi risultati aggiungano un tassello importante per la comprensione dei meccanismi della malattia indotta dal virus SARS-CoV-2. Stiamo progressivamente convincendoci che la punta dell'iceberg di Covid-19 è a livello polmonare, ma si possono anche verificare danni neurologici correlati a questa malattia, che in fase acuta sono mascherati dal quadro polmonare infettivo, commentano gli studiosi, che sottolineano come gli effetti neurologici dell'infezione abbiano un decorso diverso nel tempo, forse più prolungato, che stiamo iniziando a studiare solo adesso, concludono. Intervento high-tech per asportare un nodulo epatico di 17 cm all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Per l'operazione, prima del genere nel Lazio, è stata utilizzata una tecnica di chirurgia robotica. Ad una paziente di 22 anni, italo-americana, è stata infatti asportata una grande massa epatica che accorpava tutto il lobo destro del fegato. Il nodulo era di natura benigna, ma aveva tutte le caratteristiche per degenerare. L'intervento si è svolto circa 6 mesi fa.
dopo la decisione multidisciplinare formulata nel corso del Disease Management Team dell'Istituto, dedicato alle malattie gastrointestinali ed epato bilio-pancreatiche. I risultati degli interventi di chirurgia del fegato sono pubblicati sulla rivista Journal of Laparendoscopic and Advanced Surgical Techniques. Abbiamo visitato questa giovanissima paziente di 22 anni che durante alcuni accertamenti ha trovato una massa di 17 cm localizzata nella parte destra del suo fegato. Abbiamo scelto di fare l'intervento nella maniera meno invasiva possibile. Un'epatectomia destra, che vuol dire asportare più del 60% del fegato. In altri tempi avrebbe comportato tempi di degenza molto lunghi e una grande cicatrice nell'addome. Fra le varie scelte che avevamo la laparoscopia, ma nel nostro istituto è disponibile il robot Da Vinci, per cui abbiamo deciso di fare questo intervento con robot che dà enormi vantaggi alla paziente e al chirurgo, permette un movimento degli strumenti molto efficace e consente di eseguire manovre altrimenti difficili da fare. Il decorso post-operatorio è stato completamente regolare. In prima giornata la ragazza poteva muoversi, poteva bere e gli abbiamo anche consigliato di mangiare. Una ripresa molto veloce che solo queste tecniche mini-invasive e in particolare l'attività robotica consente. La proposta di essere operata con il robot non mi ha stupita, ha detto la giovane nata in Italia che studia e fa la scuola con gli Stati Uniti, dove ora vivono i genitori. Sono cresciuta con i serial americani come Grey's Anatomy e non avrei proprio immaginato di fare un intervento meno tecnologico anche in Italia, ha detto. Pieno accordo con un messaggio di ottimismo di cui abbiamo tutti bisogno. Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze all'Ospedale Sacco di Milano, concorda con il Ministro della Salute Roberto Speranza che prevede un'estate più serena sul fronte Covid. Credo che le sue parole si avvereranno, commenta l'esperta. Stiamo andando incontro alla bella stagione, che come sappiamo comporta un naturale decremento dei virus respiratori, sottolinea Gismondo. Questo elemento, unito alla campagna di vaccinazione, che ci auguriamo sarà sempre più spedita, ci fa ben sperare, auspica l'esperta. Molto più cauto l'infettivologo Massimo Galli, anche lui dell'ospedale Sacco e docente dell'Università Statale di Milano, che pur augurandosi che l'estate possa essere più tranquilla, invita però alla prudenza. Non si possono fare previsioni attendibili in tempi che in questo caso sono troppo lontani. Prima aspetterei di vedere come vanno alcune cose, ovvero la diffusione delle varianti, l'andamento di questa ondata e soprattutto la campagna vaccinale, precisa Galli. Con l'occasione della giornata mondiale dell'endometriosi del 28 marzo, i ginecologi italiani della SIGO, AOGOI e AUGUI vogliono essere ancora più vicini alle tante donne, si stima siano circa 3 milioni in Italia, che vedono compromessa la qualità della loro vita a causa di questa patologia, che può incidere in maniera negativa anche sulla loro salute riproduttiva. E hanno deciso di farlo con una webmail dedicata, endometriosi@sigo.it, e un video che ha come testimonial d'eccezione Nancy Brilli, per puntare i riflettori su questa malattia. I ginecologi italiani lanciano quindi un appello alle istituzioni affinché in tutte le regioni siano identificati e supportati economicamente centri dedicati all'endometriosi, in cui specialisti con alte competenze possono definire il miglior approccio terapeutico. In occasione della giornata mondiale dell'endometriosi, i ginecologi italiani scendono in campo per lanciare una specifica campagna rivolta alle tante donne italiane che soffrono di questa invalidante patologia. Il 30% delle donne con problematiche riproduttive riconosce infatti in tale patologia la causa della loro infertilità. Nella giornata internazionale dell'endometriosi abbiamo creato un webmail endometriosi@sigo.it. Tutte le donne potranno rivolgersi a specialisti e favorire la conoscenza della malattia. È fondamentale che le donne trovino accoglienza, ascolto, comprensione. La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante e offre infatti l'opportunità di poter programmare in maniera cosciente e consapevole il suo progetto riproduttivo. Ogni donna potrà contattare i maggiori specialisti della materia ed avere da questi indicazioni, conforto e aiuto.
un'assistenza a 360 gradi che vada dalla diagnosi alla terapia medica alla terapia chirurgica. Primo passo per una corretta prevenzione. Gli ginecologi italiani non vi abbandoneranno mai. Perché la maggior parte dei bambini colpiti da SARS-CoV-2 ha un decorso rapido e con sintomi lievi? E perché alcuni riescono a neutralizzare il virus prima di altri? La risposta arriva da uno studio dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha identificato per la prima volta le caratteristiche immunologiche dei bambini che meglio reagiscono all'infezione da nuovo coronavirus, riuscendo a debellarla già dopo la prima settimana. La ricerca, realizzata insieme all'Università di Padova e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports. Indagini di laboratorio condotte nell'estate 2020 su 66 pazienti di età compresa tra 1 e 15 anni, Fauci sintomatici a inizio infezione ricoverati nel centro Covid di Palidoro dell'ospedale del Vaticano, hanno infatti evidenziato come il profilo immunologico dei bambini, che già dopo una settimana erano riusciti a neutralizzare il virus, era caratterizzato da una grande quantità di linfociti T e B specifici contro SARS-CoV-2, capace di riprodursi velocemente una volta entrati in contatto con l'agente patogeno e di produrre un gran numero di anticorpi neutralizzanti, avvertono i ricercatori. Nei bambini con questo particolare profilo immunologico è stata quindi riscontrata, già dopo una settimana, una bassissima carica virale, meno di 5 copie virali per microlitro di sangue, tale da annullare la loro possibilità di contagio anche in presenza di un tampone ancora positivo. Inoltre, i pazienti con la maggiore capacità di sconfiggere rapidamente il SARS-CoV-2 erano quelli già entrati in contatto nella loro storia clinica con un numero elevato di altri virus influenzali. L'identificazione delle caratteristiche immunologiche dei bambini in grado di neutralizzare rapidamente il virus potrà consentire in futuro di adottare migliori strategie terapeutiche, verificare l'efficacia delle vaccinazioni sui bambini e disegnare possibilmente delle misure di quarantena personalizzate, rimarcano gli specialisti del bambino. Gesù. Qualora infatti si decidesse di testare i bambini sulla base del loro profilo immunologico, oltre che sulla positività al tampone, si potrebbe ipotizzare di personalizzare il periodo di isolamento prima del rientro a scuola, riducendolo potenzialmente ad una settimana. Sul piano delle terapie, infine, conoscere il particolare profilo immunologico del singolo paziente potrebbe consentire, per quelli che presentano sintomi più gravi, di intervenire prima e con farmaci mirati, come ad esempio i futuri anticorpi monoclonali, per aiutarli a sconfiggere più facilmente la malattia da SARS-CoV-2, concludono. Con cose fatte al tempo giusto saremo alla normalità. Potremmo andare al ristorante, al bar, probabilmente potevamo andare al cinema, affollare in maniera razionale gli stadi. Se le cose si fanno al tempo giusto, oggi, io lo sto dicendo da ottobre, saremmo in condizioni normali. Questo sarebbe successo se nelle varie fasi dei miei avvertimenti questi fossero stati recepiti. Poi adesso tutti quanti etichettano questo come lockdown, ma è una strategia non Covid, significa salvare le vite. Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di igiene all'Università Cattolica, ospite del webinar Obbligati a crescere, vaccino come ricominciare. Il vaccino anti-Covid, messo a punto da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, è sicuro ed efficace. Lo conferma uno studio di fase 3 che ha coinvolto più di 32.000 volontari, la maggior parte negli Stati Uniti, ma anche in Cile e in Perù. Dai dati analizzati risulta che il vaccino è efficace al 79% nel prevenire l'infezione sintomatica da SARS-CoV-2 e al 100% nell'evitare la malattia in forma grave. Relativamente a rischi di tipo tromboembolico, non sono stati segnalati problemi di sicurezza. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.